Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, ci troviamo in questo video unboxing di queste fantastiche cuffie True Wireless. Iniziamo! Oggi l'unboxing inizia direttamente dal pacco di Amazon, questo perché potete acquistare questo tipo di cuffie, nel caso foste interessati, direttamente dal loro store di Amazon. Eccole qua, queste sono le HBQ-Q82 True Wireless con indicatore di carica all'interno del case e touch sopra gli auricolari. Sulla prima parte notiamo le varie caratteristiche, come per esempio il wireless 5.1, la certificazione IPX7 waterproof e il fatto che siano super leggere. Dietro troviamo delle specifiche più tecniche che lascio a voi la visione. Detto ciò, apriamole. Eccole qua, tiriamo fuori le cuffie, questo è il loro case, momento spellicolamento, proviamo ad aprirle, eccole qua. Andiamo a vedere molto velocemente cos'altro c'era nella confezione, troviamo i gommini di ricambio con delle misure differenti, il cavo per ricaricare, in questo caso è un cavo micro USB, e in fondo troviamo il manuale per l'utilizzo, per connetterle eccetera. Ok, andiamo ad aprire di nuovo la confezione, le tiro fuori, questa è la forma, le rimetto nel case così si dovrebbero accendere, ecco qua. In questo caso ci notifica che la batteria è al 90%, ma le cuffie stanno caricando. Una cosa molto interessante di questo case è che può essere utilizzato anche come power bank. Infatti, come potete notare, possiamo sì caricarlo con la porta micro USB, ma anche utilizzarlo come power bank grazie alla porta USB-A. È comparso proprio in questo momento il dispositivo. Ok, mi è appena arrivato un segnale acustico che mi dice che il dispositivo è stato collegato correttamente. Devo dire che sono rimasta sorpresa in positivo dalla qualità di queste cuffie, perché ho provato delle canzoni che ascolto quotidianamente e si sente veramente bene. Ora, io non sono un tecnico del suono, vi posso dire la mia esperienza in quanto utente medio. La qualità dei bassi è veramente ottima, mi sembra che stia molto sui medi, gli alti si sentono poco, però questo si può sistemare tranquillamente tramite l'equalizzazione di, per esempio, Spotify. Però i bassi si sentono veramente tanto, sono rimasta pienamente sorpresa e molto contenta di questa cosa. Ovviamente, come potete notare, qua c'è una piccola superficie che può essere utilizzata come pulsante touch. Cliccando una volta si riattiva la canzone, cliccando due volte si skippa la canzone successiva, mentre cliccando tre volte si passa alla canzone precedente. Per quanto riguarda invece gli assistenti vocali, per esempio Siri, per rispondere a una chiamata potete cliccare una volta per riagganciare la stessa cosa, per rifiutare una chiamata due volte, mentre per attivare Siri basta toccare il pulsante tenere premuto per circa un secondo e in automatico si attiverà Siri o Google Home. Devo dire che sono veramente comode al primo utilizzo, e considerate che io vi parlo da utilizzatrice di Apple AirPods Pro. Le ho trovate comode e non sto avendo assolutamente problemi ad indossarle, quando invece altre cuffie che ho provato in passato mi tappavano troppo l'orecchio e quindi mi davano fastidio, mi davano il cosiddetto effetto acquario che dà un po' fastidio magari se si cammina per strada eccetera. Poi trovo molto comodo l'utilizzo di questo case, che in automatico dà già la percentuale di batteria, è veramente comodo. Il case è un po' grande ma non esageratamente. Ora vi metto a confronto il case delle AirPods Pro, che sono queste qua, questo è il confronto, sono leggermente più grandi delle AirPods Pro, però considerate che queste comunque sono anche un power bank, quindi può essere utilizzato in duplice modo.
Detto ciò, ragazzi, io ve le straconsiglio, sono rimasta sorpresa in positivo e sono veramente contenta di queste cuffie. Trovate il link in descrizione per l'acquisto e se avete domande riguardo le cuffie potete farmele tranquillamente nei commenti. Detto ciò, ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel mi piace, ricordatevi di seguirmi anche sui miei social come Instagram e TikTok, nei quali pubblico dei video anche molto più su quelle curiosità o sui viaggi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Acquamari. Ciao.